Siamo appunto arrivati all'ultimo ospite. Vi invito sempre, se avete domande, a farle nei commenti. Doveva essere proprio con noi questo pomeriggio, cioè, a binario. Per fortuna è con noi oggi comunque, in questo altro binario che abbiamo messo in piedi oggi. Proveremo a capire con lui quali innovazioni ci aspettano e ci porteremo in questo post pandemia, chiamiamolo così. È un futurista, un technology evangelist, ricercatore affiliato dell'Institute for the Future. Nel 2013 ha fondato Qubit Technologies, una startup focalizzata sulla realtà virtuale e online e sulla creazione di internet 3D. E benvenuto a Mattia Crespi. Ciao a tutti, ciao. Benvenuto, ciao. A chiacchierare con Mattia Crespi c'è il nostro Matteo, vediamo se si collega anche lui, eccolo qua. Buongiorno a tutti, presentissimo. Benissimo, Allora, ciao vi lascio Mattia. chiacchierare e a dopo. Ciao Matteo. Eccoci qui. Allora, con Mattia oggi parliamo di un argomento che sono sicuro è nella mente di tutti, cioè parliamo di futuro. È nella mente di tutti, forse perché abbiamo molti di noi non più tempo da trascorrere a casa, quindi di riflettere sulla condizione, ma anche perché io credo stiamo vivendo un momento di forte incertezza che ha stravolto per certi aspetti i paradigmi che in qualche modo regolavano la nostra società. E quindi io credo che oggi abbiamo questa opportunità molto importante, e io sono entusiasta di questo, di parlare di futuro, senza però affidarci, come molti fanno, a sfere di cristallo la cui credibilità è discutibile, ma con una persona che di futuro si occupa su basi scientifiche, come diceva Nicole poco fa. Quindi, Mattia, io parto con la prima domanda che ho in mente di farti, che riguarda i cambiamenti che questo periodo di social distancing ha comportato nella vita delle persone. Il primo è sicuramente l'adozione su una più larga scala di tecnologie digitali per una varietà di contesti della vita, a partire dal lavoro, per arrivare all'istruzione, alla formazione, ma anche molti aspetti legati alle relazioni interpersonali. E quindi ti domando, le diverse generazioni che compongono la società oggi, come ti sembra stiano vivendo questa accelerazione? Cioè, quante poi di queste abitudini ce le terremo, no? Nel mondo di domani? E da ultimo, se oggi avessimo a disposizione con molta maggiore comodità tecnologie, per esempio immersive, tipo realtà virtuale, realtà aumentata, come le useremmo? Sì, sono tante domande insieme. Tutto insieme, Allora, guarda, per fare un discorso unico. sì, allora, innanzitutto, come stanno vivendo le diverse generazioni, questo salto, questa accelerazione verso il digitale? Perché di fatto poi in un periodo di grandi cambiamenti e con grandi cambiamenti in arrivo c'eravamo già. All'istituto lavoriamo proprio su questi cambiamenti e ce ne sono molti che vanno dal clima, al cambiamento del cibo, dei punti di rottura tra i confini, tra i poteri, le immigrazioni, ci sono tantissime cose in cambiamento. Questa dimensione del virus ha accelerato tutto quanto, ha accelerato tutto quanto, ha accelerato chiaramente l'adozione di strumenti digitali da parte di tutti a più livelli, lasciando purtroppo alcuni fuori. Chiaramente diverse generazioni hanno approcci e rapporti diversi con la tecnologia, quindi Certo. chiaramente le generazioni più avanzate, sempre più lontane dai sistemi che magari noi usiamo con più facilità, e le generazioni più giovani, i bambini, sempre più immersi all'interno della dimensione digitale, che attenzione per loro è molto diversa anche da quella che viviamo noi. Io sono già una persona che è cresciuta, a un certo punto della mia adolescenza sono arrivati i videogame. Sono arrivati i videogame e i videogame erano molto basici rispetto a quelli che ci sono oggi. Cioè, nel videogame avevamo un rapporto con una macchina fondamentalmente stupida, facevamo delle azioni ripetitive, punto. Oggi il videogame per un bambino è diventato una dimensione sociale. I nostri figli entrano nei videogame assumendo un'identità parallela, in una dimensione parallela che loro chiamano mondo. Per loro il videogame è un mondo parallelo alla dimensione reale. Ecco, questo è quello che noi
o forse le persone che magari non come me lavorano in questi ambiti fanno più fatica a cogliere. Cioè, l'approccio di un adulto al videogame è un momento magari di distacco, di gioco, e poi torniamo nella vita reale, al mondo della vita reale. Per i nostri figli questo è diverso, cioè, la vita è anche lì. Oggi, soprattutto, in un momento in cui non si possono incontrare e hanno perso completamente tutto il contatto con i loro valori di stabilità, tra cui gli amici, la scuola, e hanno anche forzatamente un rapporto diverso con i propri genitori, si ritrovano tutti i giorni in ogni cosa lì, chiusi in casa, molto spesso in un ambiente ristretto, per loro sono già in dimensioni parallele, che noi non riusciamo a cogliere. Quindi, distanziamento sociale, ma distanziamento sociale anche nel digitale, con interpretazioni e esperienze completamente diverse a seconda della fascia generazionale, visto che questo era quello che chiedevi. Certo. Sì, e poi appunto ti dicevo, andando avanti, quali di queste abitudini a tuo parere verranno mantenute, rimarranno, no? Quando cessa l'emergenza si plasmerà un nuovo futuro, magari con più gradualità probabilmente, ma qualcuno di questi comportamenti ce lo trascineremo dietro. A tuo parere, quali? Allora, sì, questo è un po' un grande tema, in cui tantissime grandi organizzazioni oggi stanno ragionando. Negli ultimi 2 mesi c'è stato questo rush da parte di tutti a capire quanto e come potevano virtualizzare le loro attività reali, chi l'evento, chi il meeting, chi la conferenza stampa, chi il TED, il TEDx, come stiamo facendo oggi. Quindi questo rush a conoscere cosa si può fare oggi. Oggi ci sono scelte di vario tipo che stanno facendo le organizzazioni, c'è chi scommette sul tornerà tutto come prima, chi scommette su cambierà tutto per sempre. Io credo che cambierà tutto per sempre e che alcune abitudini le porteremo, alcuni modi, alcune attività le porteremo interamente e molto rapidamente verso il digitale. Anche perché questa forzata sperimentazione da parte di alcuni del digitale e il fatto di spostarsi meno ha anche portato delle conseguenze che in parte prima sono state anche analizzate dal punto di vista filosofico, conseguenze importanti sul nostro ambiente. Abbiamo imparato che forse possiamo anche spostarci un po' di meno e non succede niente. Abbiamo riscoperto comunque delle cose molto importanti che forse nel caos di prima si erano andate perse. I nostri figli sono già nella dimensione digitale, quindi quanto di questo rimarrà, tutto quello che loro stanno facendo rimarrà. Certo. I nostri figli sono già avatar, vivono già la dimensione avatar come una realtà parallela. Le aziende oggi guardano gli avatar come primo passo verso il nuovo internet in 3D che è diventato ambientale, immersivo, la realtà virtuale e la realtà aumentata creano questa dimensione mista, no, tra digitale e virtuale. È un elemento importante che rimarrà, che secondo me è da cogliere in questo, che noi siamo abituati e veniamo da un mondo in cui i media sono parte della nostra realtà, del nostro ambiente. Il futuro è il media, è il nostro ambiente. Noi vivremo in un futuro in cui purtroppo lo spazio fisico sarà in ogni modo condizionato in qualche forma. Cioè, si va dalle restrizioni sanitarie, si parla già di un immunocard, un immuno ID che identifica le persone in base alla loro immunità o meno, o al loro stato sanitario. Ok, ci sono cose grandi che rimarranno e che inizieranno proprio, verranno accelerate in questo momento, ma è importante capire che con più noi condizioniamo lo spazio fisico, con più emerge lo spazio digitale e con più noi andiamo a trasferire cose lì dentro, no? Pensate solo che le persone che sono andate a vivere nelle grandi città, gli spazi ristretti in cui le persone vivono tipicamente nelle grandi città, che sono gli appartamenti, tu vai in un appartamento in cui lo spazio vitale si è ridotto al minimo, ma ognuno ha 3 o 4 device,
cioè ci sono contenuti dappertutto, vai in ogni stanza e ci sono telefonini, tablet, schermi, computer, ci sono contenuti dappertutto. Quindi cioè, man mano che lo spazio si restringe, più si popola di contenuti, perché noi iniziamo a vivere più esperienze nel digitale piuttosto che nel mondo reale. E questo rimarrà e sarà sempre di più così. Quindi l'ambiente è, il media è l'ambiente, non più un pezzo dell'ambiente. Certo, quindi sostanzialmente tu dici l'ambiente fisico e l'ambiente virtuale si condizionano reciprocamente. Stringi le maglie da una parte, il bisogno di relazione a diverse finalità, poi si esprime in altro modo. In questo caso, visto che è un fatto della nostra epoca, si esprime attraverso il digitale. Io ho un'altra domanda per te, che mi rendo conto che anche questo è un tema particolarmente vasto, però vorrei iniziare ad esplorarlo in qualche modo, perché è in forte evoluzione e soprattutto sotto i fari in questo momento dell'opinione pubblica e della politica, ed è il tema del rapporto tra governi e cittadini. Poi ho visto, è passata in sovraimpressione una domanda, poi chiederò alla regia di riportarla alla luce, che magari te la richiederò. E la domanda è questa: è un fatto, credo, che molti governi, soprattutto governi occidentali come il nostro, stanno vivendo, e non da ora, un momento di crisi nel rapporto di fiducia che c'è con i loro cittadini. Contemporaneamente, e credo l'esempio dell'app di tracciamento dei contagi del virus, di cui si parla molto, sia un esempio perfetto, contemporaneamente molte big corps, molte aziende, molti colossi della tecnologia come Apple e Google, invece godono di una reputazione decisamente migliore, che consente loro di adottare in qualche modo anche una posizione che potrebbe essere definita istituzionale da qualcuno. Quindi la mia domanda è questa: a tuo modo di vedere, come sta mutando il rapporto che c'è tra stati, corporation e cittadini? C'è un'accelerazione anche qui, per esempio? Sì, sta cambiando chiaramente tantissimo, e cambierà purtroppo non in maniera, a mio avviso, morbida nei prossimi anni, e appunto anche grazie o a causa delle cose che stanno succedendo prima del virus. Esiste già un processo in atto in cui il rapporto e il concetto di cittadinanza in sé sta cambiando. Immaginiamo il concetto di cittadinanza intanto come un'entità di rete che evolve, basata sul profilo individuale di una persona, che evolve nel tempo. In questa entità di rete, in questa citizenship, ci sarà dentro il tuo profilo e la tua appartenenza a tutto quello che ti riguarda. E le nazioni del futuro, quelle più evolute, alcune si stanno già muovendo in questa direzione, cercheranno di attrarre, in base a questi profili, la cittadinanza di cittadini da diverse parti del mondo. Si creeranno questi cluster di nazioni in base alle preferenze, in base ai profili, in base allo stato economico e sociale delle persone. Questo in un futuro di trasformazione estrema, ma che sta già, ci sono già dei segnali oggi. Per esempio, Malta ha già fatto questo. Malta ha pubblicato un bando in cui ha detto: se tu sei un cittadino di un altro paese, hai queste caratteristiche, sei benvenuto qui, vieni qui, ti diamo questo e questo. Ci sono tanti stati, ma non solo da un punto di vista di paradiso fiscale, da un punto di vista di modi diversi di avere un rapporto tra cittadino e i servizi erogati dall'ente Stato. Hai citato grandi player della tecnologia, come questi oggi godono di più trust. Certo, godono di più trust perché anche il trust sta cambiando in maniera, il concetto di fiducia delle persone sta cambiando in maniera fondamentale. Questo verrà accelerato perché le infrastrutture, le organizzazioni statali, le nazioni che non hanno investito abbastanza nel creare infrastrutture digitali a supporto, come hanno fatto alcuni stati, chiaramente sempre si parla sempre qua del nord Europa, alla fine sono sempre avanti queste cose, ma anche alcuni stati emergenti, peraltro, perché non dimentichiamo che l'innovazione anche nel fare governance, nel gestire community, molto spesso viene da comunità con grandi difficoltà, comunità disagiate, stati emergenti, in Africa, in Asia. Ci sono nuove forme di smart city che nascono dalle migrazioni, da flussi di popolazioni che si stanno mettendo insieme in territori
dove la tecnologia diventa un mezzo fondamentale per arrivare a fornire i servizi di base alle persone. Quindi sta cambiando tantissimo. Dovremo prendere da questi nuovi modelli di rete centralizzati i nuovi modi di disegnare i rapporti con i cittadini e purtroppo, o per fortuna, non lo so, staremo a vedere come sarà gestito questo passaggio. Molti dei servizi che noi prendiamo per scontati oggi provenire dai governi saranno forniti da enti privati, perché i governi avranno bisogno di ristrutturarsi interamente nel loro rapporto con il cittadino. E forse questa differenza tra corporation, organizzazione, governo, ente, subente, cesserà di esistere e in un futuro ideale immaginato sulla trasformazione, dove le decisioni vengono prese in favore delle persone basati su dati reali e non su opinioni influenzabili, questi confini tra diverse istituzioni spariranno. Certo. Ci sono diversi scenari, oggi all'Istituto stiamo realizzando chiaramente un scenario di crescita, uno scenario di contrazione, è uno scenario di collasso e di trasformazione. Quello migliore è sempre quello di trasformazione, in cui la tecnologia permette di accedere a nuove soluzioni per affrontare problemi che sono stati accelerati fondamentalmente dalla situazione che viviamo oggi. Certo. Io adesso ti chiedo una valutazione, quindi oltre che una previsione, anche una valutazione, un parere, perché anche di questo giustamente, insomma, si parla molto, è un tema non nuovo, ma anche questa volta figlio dell'emergenza, e riguarda le disuguaglianze sociali ed economiche. Questo mutamento di scenario, e quindi il futuro che questo mutamento di scenario plasma, vedrà, a tuo modo, a tuo parere, un aumento o una diminuzione delle disuguaglianze? Siamo positivi o siamo negativi? Ecco, non lo sappiamo ad oggi. Sappiamo che esistono degli scenari in cui le uguaglianze saranno aumentate, altri ideali in cui saremo tutti più uguali e le risorse saranno più equamente distribuite. Chiaramente si parla di nazioni con concetto di universal basic assets, non solo income, ma proprio assets intorno alla tua vita, intorno alla tua, collegati sempre al famoso concetto di citizenship in evoluzione. Ci sono tanti punti di rottura che si andranno a verificare. Non c'è una certezza, ci sono dei possibili scenari. Forse prima di arrivare a una sperata eguaglianza sociale e anche ambientale, perché l'ecosostenibilità in questo senso è fondamentale, ragazzi, perché il pianeta, lo dicevo prima, sta andando a pezzi e bisogna veramente occuparsene perché sennò è troppo tardi, e in questo senso viva il virus, perché sta abbassando l'inquinamento drammaticamente. E sta cambiando il modo anche di fare economia e impresa, sta cambiando forse il nostro rapporto con l'ambiente in questo senso, stiamo capendo quanto è più importante rispetto all'importanza che abbiamo dato fino ad oggi. In questo contesto di punti di rottura, di rischi sistemici, a un certo punto sicuramente ci sarà una polarizzazione prima di arrivare, dicevo, all'eguaglianza. Una polarizzazione in cui i poteri forti diventeranno iperforti e poi ci sarà una massa di diseguaglianza, contrasto sociale. Uno degli scenari possibili in questo contesto è la tensione sociale talmente alta che si ritorna a scenari di guerra, verosimilissimi nel contesto così adesso, non per drammatizzare la situazione, ma... No, certo, verosimili, bisogna capire quanto probabili, uno si augura poco, ma probabilmente non così poco. Sì. No, certo, quello che dici, diciamo, fa sembrare i modelli socio-economici novecenteschi di cui ancora, insomma, nei quali ancora siamo immersi, li fa sembrare molto antiquati. Il dibattito adesso è molto, molto diffuso su
la Universal Basic Income, per esempio, ma poco si parla degli Universal Basic Assets, che tradotto immagino sia non soltanto un regime fiscale, ma anche il fatto che lo Stato fornisce degli elementi di base per il sostegno della vita, no? Quindi queste sono valutazioni molto, molto avanzate. Probabilmente anche qui ci potrà essere un'accelerazione in una direzione o nell'altra, nel momento in cui la società si è fermata e si è rimescolato anche la capacità di produrre ricchezza, di produrre cultura, abbiamo parlato di arte, e comunque di relazionarsi tra persone, no? Quindi penso, non so, può essere che ci sia un po' meno di gradualità nel passaggio a questi nuovi scenari. Sì, dove sarà forzata in alcuni casi per evitare il collasso. Alla fine noi abbiamo già, abbiamo appena conosciuto cosa significa dover prendere delle decisioni da parte di più governi e di noi cittadini nei confronti di una cosa arrivata di colpo, inaspettata, improvvisa. È arrivata e a un certo punto abbiamo dovuto chiudere tutto di colpo, ok? Cioè questo grande cambiamento, la disruption, ecco, questo virus ci ha insegnato che cosa significa veramente, sta arrivando la disruption. In realtà molte disruption sono già arrivate, ma noi bene o male abbiamo visto, guarda, Google è passato da 0 a 800 milioni di miliardi in 3 secondi. Sì, non ce ne siamo molto accorti. Cioè, ok, le viviamo, le leggiamo sulle news, eccetera. Qui è una cosa che ha cambiato profondamente la nostra vita e quindi ce ne siamo resi conto. Certo. E prima della domanda di chiusura, quella che facciamo a tutti, ormai chi ci segue là alla vista, c'era velocemente, io volevo chiederti di rispondere a una domanda che era passata prima, che io trovo interessante, se la regia la rimette in sovraimpressione così la leggiamo. Eccola qui. Allora, ed è una valutazione sugli adolescenti, visto che hai parlato di adolescenti. Questo tempo trascorso in questo mondo parallelo arricchisce o toglie la loro esperienza di vita? Domanda da un milione di dollari. Domanda da un milione di dollari. Ci sono opinioni molto diverse in questo senso. Il punto è, dipende anche cosa fai e in che modo lo utilizzi, chiaramente. Purtroppo c'è da dire che i bambini soprattutto passano molto tempo nei videogame, e il videogame, come è disegnato oggi, è disegnato su dinamiche di attrazione, di ingaggio costante e quindi quasi di dipendenza. Quindi di fatto il bambino sviluppa poi dipendenza a questo tipo di esperienza, lo viviamo costantemente. Quindi arricchire, non lo so, sicuramente, siccome tanto moltissimo delle cose che oggi facciamo o abbiamo fatto fino ad oggi nel mondo fisico le faremo in digitale, sicuramente loro saranno avvantaggiati, avranno già fatto le esperienze che noi non abbiamo fatto nel mondo digitale. Come questo cambierà? Questa è una domanda molto ampia, cioè se è positivo o negativo, perché cioè, noi di fatto ci stiamo fondendo, cioè se la vogliamo ampliare, come genere umano, come specie, noi stiamo evolvendo come specie. Noi stiamo evolvendo come specie, potrebbe succedere di ogni alla nostra specie. Potrebbe arrivare un asteroide e finirla in un nanosecondo, potremmo lentamente trasformarci in esseri aumentati con capacità evolute, potremmo evolvere e vivere sempre di più in un mondo digitale. No, non lo sappiamo, ma dobbiamo iniziare a pensare come... cioè fa bene, fa male, cioè c'è molta complessità per poter dire oggi che cosa di questi elementi sta facendo più bene, più male e come. Ok? È molto molto difficile. Certo è che l'uomo di 50 anni fa e l'uomo di fra 50 anni saranno due mondi, cioè saranno quasi specie diverse, mi viene da dire. Cioè, ok. Nel senso. E con questa ti chiedo l'ultima battuta proprio al volo per rispondere a domanda. Io attendo molto questa tua risposta. Per il viaggio verso il mondo del futuro, cosa ci portiamo in valigia? Una cosa che ti porteresti dietro? Sì, allora, la chiarezza, nel senso,
Molto brevemente, noi veniamo da un mondo in cui siamo abituati a certezze, un mondo basato su certezze di vario tipo, certezza istituzionale, gli stati, la banca, certezza nell'avere dei servizi, certezza del servizio sanitario, certezza in un nostro ipotetico futuro di successo, venduto costantemente dai media e proposto come l'Eldorado di tutta la nostra vita. Quello che noi dobbiamo capire oggi è che la certezza è finita, ok? Caput, certezza. Oggi noi dobbiamo sviluppare chiarezza nel saper interpretare, leggere quello che sta cambiando. E vi dico quattro punti fondamentali per chiudere su questa cosa. La certezza si esprime con delle regole. La chiarezza si esprime con delle storie. La certezza è basata sulle risposte, la chiarezza è basata sulle domande, okay? La certezza ha poca curiosità perché è molto certa delle cose, la chiarezza include storie che dimostrano e devono necessariamente avere curiosità e coraggio rispetto a molti punti di vista diversi, quindi curiosità della diversità. La certezza, infine, non conosce quello che non conosce e non gliene frega niente di conoscerlo, perché non immagina neanche quanto sta al di là di questa barriera di certezza assoluta, mentre la chiarezza è basata sul creare le storie di quello che noi non conosciamo. E quello che possiamo fare oggi per sviluppare maggiore chiarezza verso il futuro è iniziare a immaginare storie, possibili scenari, iniziare a scrivere la nostra storia, il nostro scenario individuale e nella nostra comunità in maniera diversa, basata su valori diversi e su poche certezze, perché queste sono da abbandonare. Ecco, wow. la mia valigia. Una gran bella valigia, meraviglioso. Grazie. Grazie infinite a Mattia Crespi per essere stato con noi oggi, veramente. Grazie a voi. Cuore. Complimenti per la regia. Grazie. Grazie mille Mattia per tutte le cose super interessanti che ci hai raccontato.